il tributo a Cesare. La domanda alla quale Gesù deve rispondere è una domanda, questa volta evidentemente posta a lui per metterlo alla prova, come Gesù stesso smaschera i suoi interlocutori. Sì, il tributo a Cesare, evidentemente una discussione molto forte a suo tempo, questa imposizione da parte dei romani, che non solo occupavano ma esigevano, togliendo la libertà e sfruttando, arricchendosi, utilizzando le risorse anche economiche del popolo sottomesso. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? La domanda che pongono a Gesù i discepoli dei farisei alleati, cosa paradossale, con gli erodiani, certo non andavano d'accordo, è una domanda che è immediatamente smascherata da Gesù. Al di là dell'elogio che gli fanno per il suo atteggiamento veritiero, perché non si lascia condizionare da nessuno, stanno cercando in qualche modo di tenersi Gesù dalla loro parte per poi farlo cadere nel tranello che gli hanno posto. Una domanda tremendamente attuale, al di là del contesto storico che certamente non è il nostro. Sì, perché si tratta di capire che tipo di rapporto noi, credenti, discepoli del Maestro, dobbiamo stabilire con tutte le realtà terrene. Noi che crediamo nel primato assoluto di Dio, in che termini ci impegniamo a vivere gli impegni quotidiani della nostra storia e le responsabilità fino a quelle politiche? La risposta di Gesù è una risposta chiara, come sempre, e sorprendente, anzi liberante. Annuncia ancora adesso il regno di Dio, prima con un gesto, chiedendo di vedere una moneta, gliela mostrano ed evidentemente fanno capire che le utilizzano, sono essi stessi in contraddizione, non liberi, non radicali nella loro scelta. Ma su questa moneta c'è un'immagine, anche questo andava contro le regole religiose rigide, nessuna immagine doveva essere rappresentata, perché era un'offesa grave alla unicità di Dio, l'immagine di Cesare. Ebbene, la risposta di Gesù è classica ed è rimasta come una massima: date a Cesare, rendete a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio. Che bisogna stare attenti a non interpretare come una separazione tra il mondo sacro e il mondo profano, tra il terreno e il celeste, assolutamente. Gesù, se da una parte rimanda a quella che noi oggi chiamiamo l'autonomia delle realtà terrene e quindi la responsabilità umana di ogni campo, di ogni azione che rimanda a quanto è nelle possibilità dell'uomo, dall'altra ci mette dinanzi al disegno di Dio. Ogni espressione terrena e soprattutto l'uomo è immagine di Dio, e rendere a Dio ciò che di Dio significa, pur nel rispetto del creato, della storia, degli uomini, non dimenticare la radice, la sorgente, il fine ultimo della nostra esistenza. Insomma, il rispetto massimo è la libertà della nostra dignità, perché veniamo da Dio e a Lui dovremo rendere conto.